Ciao raga! Nel momento in cui un vostro elettrodomestico ha problemi di funzionamento, sapete cosa dovete fare? Soprattutto quando è in garanzia. Conoscete la prassi da eseguire? Se è vero che il vostro punto vendita di riferimento vi ha venduto il vostro nuovo elettrodomestico, è anche vero che ai fini della garanzia colui che deve intervenire per poter risolvere la problematica del vostro nuovo elettrodomestico è il centro assistenza di riferimento del marchio stesso. Io ti vendo una lavatrice della Bosch. Purtroppo per te quella lavatrice ha problemi di funzionamento e non lava bene. Ci sta che tu vieni da me a chiedere informazioni in merito su come proseguire in questo caso. Ed io da buon venditore ti indicherò il numero di assistenza corretto della Bosch. In quel caso la signorina che ti risponderà al call center chiederà i tuoi dati personali, quindi nome, cognome, indirizzo e cellulare. Dopodiché ti chiederà i dati dell'elettrodomestico che hai acquistato. Attenzione, aprite bene le orecchie qui, poiché i dati che servono al centro assistenza del vostro nuovo elettrodomestico sono semplici da fornire, ma diciamo che qualche volta è anche difficile trovarli. Infatti vi chiederanno innanzitutto quando è stato acquistato l'elettrodomestico e quello lo troverete direttamente nello scontrino, nella fattura di riferimento del vostro nuovo acquisto. Dopodiché vi chiederanno il modello del prodotto e il seriale, il serial number. E voi mi chiederete dove si trovano questo modello e seriale. È molto semplice, nelle lavatrici basta che aprite l'oblò, c'è un'etichetta attaccata e lì c'è scritto model, il modello, e SN serial number. Senza questi dati il centro assistenza non può intervenire perché non sa cosa deve fare e soprattutto su quale prodotto intervenire. Stessa cosa nella lavastoviglie, aprite l'anta della lavastoviglie, c'è un'etichetta attaccata con model SN, modello e serial number. Idem nel frigorifero, in genere questa etichetta si trova attaccata lateralmente al cassetto frutta e verdura nel vano frigo o anche comunque lateralmente esternamente al frigo stesso. Fornite questi dati, il centro assistenza saprà aiutarvi, contatterà un tecnico che verrà direttamente a casa vostra per risolvere la problematica del vostro nuovo elettrodomestico. Ma soprattutto, se ti è piaciuto il video e se ti è servito, se quello che io ti ho appena detto è utile, allora metti mi piace, condividilo, ma soprattutto seguimi su TikTok, Instagram, YouTube e anche Facebook. Lavoro forte sempre!